Rieccoci qui, ragazze e ragazzi, su Dead Space. Dunque, l'episodio scorso ci siamo un po' svagati a fine episodio con una specie di variante del basket, se vogliamo. E stiamo proseguendo poi la nostra missione cercando delle schede di navigazione. Nel mentre il mister Dario Argento vuole incontrarci, adesso mi sa che lo incontreremo, presumo, visto che richiede la nostra presenza, perché pare voglia spiegarci tutto. Vabbè, ok, per me questi sono solo una banda di malati, però vabbè, ok, che andrebbero sterminati, cosa che è avvenuta, visto che si sono trasformati in mostri. Dunque, possiamo prendere la tuta di livello 5, ma non ho abbastanza crediti. Nel mentre sto sempre potenziando il rig, la vita in particolare, le armi. Con le armi siamo a posto, tutto bene, come sono messo, tranne forse... vabbè, kit magic sì, ce li abbiamo, ne ho qualcuno di scorta, ma prevalentemente abbiamo munizioni, praticamente, sì. Va bene. Di qua, ok. Chiamiamo l'ascensore. Anzi, qua gli ascensori sono tutti montacarichi, quindi... Vabbè. Ok. No. Sul pianeta sotto i nostri piedi, un marchio. Che il disegno divino infine si svela e noi saremo gli eredi. Noi ascenderemo, l'abbiamo sempre saputo. Unitologi e verità. La vostra morte è la prima fase. Spaventatevi per lo stadio fisico della trasformazione. Presto il mondo fisico non vi riguarderà più. Dovete avere fede. Andando stolti, non li ascoltate. Questo è quello che abbiamo cercato in tutti questi anni. Questo è ciò che aspettavamo. Non li ascoltate. Tornate qui! Abbandonare la chiesa in questo momento vitale. Va bene, vitale. Aspetta. Non abbandonate la fede. Che sta accadendo alla colonia non è una tragedia. È opera di Dio. Va bene, posso spegnerti. Bastardo. Abbiamo trovato un marchio. Infine si svela e noi saremo gli eredi. Ok. Lo abbiamo sempre saputo. Ma da dove sbucano sti cosi? La vostra morte è la prima fase. Spaventatevi. Vabbè, per lo la colpa della trasformazione. Ma non c'è presto, niente. Il mondo fisico non vi riguarderà più. Dovete avere. Per forza, sono morti. Stolti, non li ascoltate. Okay. Questo è quello che abbiamo cercato in tutti Aspetta. Questi anni. Questo è ciò che aspettavamo. Sto qua. Non li ascoltate. Tornate qui. No, no. Non si può, non si in questo può. Momento okay. Vitale. Muovere. Non abbandonate la fede. Sì, ho capito. Ciò che sta accadendo ho capito, alla colonia basta. Non è una tragedia. È opera di Dio. Allora, vabbè, la colpa è di quello lì, ok, che, di cui però non mi ricordo i nomi, boh, in sto gioco, a parte il nostro protagonista e Hammond, che purtroppo è morto. Non me li ricordo. Devo andare di là, ok. E non ce l'ho, vero? No, non ne ho. Non ne ho. Allora forse qua in giro ce n'è qualcuno. O uno. Vediamo. Spostiamo. No, non c'è niente. Sì, quello lì è malato. Ovviamente fanatico malato. No, li devo spingere, no. No. Ha voluto convertire tutti, ma nella maniera più sbagliata possibile. No. Questo non si muove più. Porca vacca. Ma non si muovono.
Non si muovono, scusa, eh. Ho spostato questo e non posso farlo ritornare dove era. Ah, ok, e allora. Ok. Andiamo. Madonna. Fatica a spostarlo. Questo possiamo spingerlo? No. Questo possiamo... Vediamo. Non si sposta. Ah, ma forse si sposta così? Andiamo. Sì. Ok, ecco, ho aperto il passaggio. Ok. No, no, non è una tragedia. Assolutamente. Hai distrutto tutta la colonia. Vabbè. Aspetta, e no, questo va bene, questo devo spostarlo. Allora, aspetta, devo fare così. Così. Ok, però qua c'è qualcosa, mi sembra di vedere qualcosa qui dietro. Sì. Spostiamolo. Ok. C'erano... Ah no, ok. Non c'erano degli schifidi, no. Questa... Cosa ho preso, no? No, questa non si può muovere. Vabbè, io avrei dato la possibilità di spegnere quel videomessaggio. Cioè, tutte le volte. Ah, ecco. E qua. Vabbè. Beata te che ridi. Mizzica, che pistola è? La voglio anch'io. No. Vabbè, anche così. Ha fatto saltare tutta la testa. Cioè, è un, cannone. Cioè. Vabbè, facciamo così. Si sa mai. Ok. Questo. No, non possiamo spostarlo. Schiena di navigazione. E kit medico. Medio. Questa volta non avrai scampo, amico mio. Finora sei riuscito a cavartela, ma adesso la mia creazione è libera, rinata nel calor bianco della vita stessa. Ora è il momento di fare la tua parte. Attenzione. Ok. Ma se io... Madonna. Bastardo. Ti schiaccio. Ma che l'ho bloccato. E niente. Aia. Questo è quello che si prende i suoi tempi quando ci ammazza. Questa volta non avrai scampo, aspera. Amico mio. Finora sei riuscito, allora, a cavartela. Facciamo una cosa. La mia creazione è libera, rinata nel calor bianco della vita. Facciamo una cosa. Ora è il momento di fare la tua parte. Non si sposta, porca. Vabbè, ma che cavolo, è già qui. Allora, diciamo che ti seguo un attimo. Ok. 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 Porca vacca.
Via le gambe, via tutto. Ok, così è impegnato. Dai, proprio in qua. Porca vacca. Tanti colpi ce li abbiamo. Cioè, questione di millimetri. Aia. Aia. Dov'è? Ok. Stai così. Stai così. Che io ti chiudo così. Boh. Ma no, rimbalza. Cavacca. Dai giù. Cioè, stai così. Ok. Porca vacca. Il bastardo ha violato la chiusura della porta. Adesso cerco di rimediare. Aspetta. Fammi andare in bagno. Ok. Bastardo. E il bagno era una bella trappola. Finora sei riuscito a cavartela, ma adesso la mia creazione è libera, rinata nel calor bianco della vita stessa. Ora è il momento di fare la tua parte. Ho violato la chiusura della porta. Dov'è? Adesso cerco di rimediare. Aspetta. Ok. Dov'è il nanetto? Ce l'ho dietro. Aspetta. Ok. Io vado in bagno, vado sempre in bagno. Ok. Prendo. Madonna, ma non puoi essere già qua, bastardo. Sono bloccato. Sono bloccato. Ok. Cavolo. Ok. Aspetta. Ancora vivo sei tu? Sì, kit medico. No, madonna. Sta fermo. Fermo. Ok, la serratura è a posto. Vattene da lì. Via, via. Via. Subito. Ottimo lavoro, Clark. Ottimo lavoro. Ora raggiungimi nella sezione direttiva. La porta è aperta. Muoviti. Posso salvare? Isaac, stai lavorando con il dottor. Oh, cavacca. Molto di quello che so l'ho preso dal suo regista. Quell'uomo è impazzito, è chiaro. Potrebbe essere instabile, forse anche violento. Mi ha fatto salvare, bastardi. Ok. Sì, tutti instabili qui. Cioè, forse i Wincisani siamo noi perché non parliamo, non diciamo niente. Allora, negozio. Porca vacca. Quanti... dammi questo. E ci teniamo quello grande e basta. Questo qua grande lo teniamo di scorta. Vendi questo. 39.800.
Cazzarola, se riuscissi a... Ma non ce la faccio. Devo raggiungere dov'è? 60.000 mi pare. 60.000 a livello 5. Porca vacca. Ci teniamo. Pack di stasi. Non ce la faccio. Devo vendere qualcosa da 20.000, ma... Lame tagliatore. Ne ho tante in effetti. Lame tagliatore. Perché se riuscissi effettivamente a prendere la... tutta a livello 5 mi... Ah no, no, quello era il potenziamento che mi curava, è vero? No, no, non mi cura. Però vabbè. Vorrei prenderla. Quindi... La metagliatoia, ne abbiamo 1, 2, 3, 4, 5. Rimaniamo con 2? No, con 3? Facciamo... Proviamo, proviamo. Ok, così ne ho 4. 51.000. Munizioni e impulsi. Sono vicino, sono vicino. Se ce la faccio, cosa posso vendere? Beh, intanto aspetta. Se no, intanto uso questo. Ok. Qua sono preziose queste munizioni. Posso vendere, ma la bombola d'aria media 1000. Pack di stasi, posso vendere un pack di stasi. Facciamo una bombola. 55, sono vicino, razza. Munizioni e impulsi. Guarda, potrei... Rimango con 2 lame. Sì. Ok. E adesso munizioni e impulsi magari. Abbiamo, insomma, abbiamo sacrificato un po' di roba, eh. Vai, tutta a livello 5. Però la tutta la voglio. Mi sa che anche l'ultima, penso, perché l'inventario è praticamente completo. Ah, beh, ben corazzati, direi. Ok. Ok, stiamo ovviamente così. Ci teniamo un pack, un med pack grande, quello di scorta, va bene. La stasi è vuota. Adesso vediamo. Andrei a salvare. Abbiamo un nodo forse? Fa vedere? Non mi ricordo già più. No. Quindi salvo. Allora. Ok. Può andare di qua. Oddio, l'ho visto adesso. Ci ho intravisto qualcosa, scusi. Oh, Amelia. Sapevo che avresti saputo cosa fare. E Dario. Ti amo così tanto. Ce l'hai fatta! Grazie a Dio, ce l'hai fatta! Sto seguendo i tuoi progressi. So che vuoi riparare la navetta privata per andartene da qui. Ma andarsene ormai non è più possibile. Il propulsore a velocità luce della navetta è distrutto. No, 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 no! No, non perdere la speranza! Non farlo! Io l'ho fatto! Ho provato a distruggere la nave, a sabotarla! Ma Amelia,
Lei ha cambiato tutto. La Chiesa! Credono che il marchio sia divino, ma non sanno cosa è successo qui! Cosa è stato scatenato! Guarda, guarda, guarda! Guarda qui! Sto guardando. Ecco cosa abbiamo trovato nel nucleo del pianeta. Mercer la chiama unicamente. È l'origine di tutto. Controlla telepaticamente i necromorfi. Siamo stati degli idioti! Ma Amelia, lei sapeva. Sapeva che poteva essere fermata, riportando il marchio sul pianeta. Il marchio riusciva a bloccarla, a trattenerla. Riporta il marchio e imprigiona l'unica mente. Ti prego, mi dispiace, Amelia. Mi assumo buona parte delle responsabilità per questa tragedia. Ora devo porre fine a questo orrore, espiare i miei peccati. Ma tu puoi aiutarmi. Se riparate la navetta e caricate il marchio a bordo, possiamo farcela. Per sempre! Ah, mi ha aperto la porta. Va bene, però stai calmo. Non l'ho preso. Ecco, semiconduttore d'oro. Ma se... a vedere la mappa. Ok, no. Allora torno subito, eh. Questo lo vendo. Va bene, va bene. Portiamo il marchio sul pianeta, visto che trattiene la bestia. Vendi. Ok. Boh. Almeno mi sono liberato uno spazio. Il l'inventario è al massimo, perciò altre tute non ce ne sono, non credo. Tu sei ancora lì? Sì. Ma guarda cos'hai lì. Me lo passi? Scusi. Dario? Solo che qua avete bloccato. Vabbè. Andiamo. Sono i presidenti questi. Guarda te, sta aperta. Ok. Aspetta. Carico. Altri. Ok. Cioè, per l'invasato questo è lo stadio, cioè l'evoluzione dell'uomo, questo qua. Quell'invasato là. Dammi tutto, che ho dovuto sacrificare un sacco di roba per sta tuta. Allora, dove... devo andare di là. È elegante qua la zona, eh. Cos'è? L'alloggio degli ufficiali. Registro personale del capitano. Capitano. Voglio che tutto sia chiaro. Quando qualcuno sentirà queste parole, le mie azioni saranno note a tutti. Sono un unitologo. Ormai tutti avranno capito che non dovremmo essere qui. Era il solito incarico minerario illegale per la compagnia, finché la colonia non ha trovato il marchio. Allora, la Chiesa si è interessata alla cosa e mi ha scelto come guida.
Hanno anche fatto in modo che nell'equipaggio vi fossero molti devoti. La direttiva primaria era recuperare il marchio dalla colonia e portarlo sulla nave. Il dottor Kaine, l'ufficiale scientifico, è l'esperto del marchio originale e incaricato della decifrazione di quello nuovo. Dice che sta facendo progressi. La decisione di mettere la colonia in quarantena è inevitabile. Laggiù c'è una specie di epidemia e non posso lasciare che infettino la nave. Non con un tale carico. Non ora che siamo così vicini. La trivellazione avrà luogo domani. Continueremo a lavorare sul marchio e, quando torneremo a casa, consegnerò tutti i dati e il marchio alla Chiesa. Il governo non riuscirà a mettere a tacere la cosa. Sì, a lode ad Altman. Anche lui era un credente, comunque. Madonna, ah, meno male, è morto. Ok. Ok. Qui. Aha. Ok, e intanto sto recuperando un po'. Carico. Ok. Carichiamo. Ok, carico. Ok. Qua. Ah, dai, Ishimura. Text log. Elenco di White. Registro personale. White di primo ufficiale. Quei maledetti della unità oggi ormai controllano la nave. Fra loro vi sono Capitano Matthews, ufficiale scientifico Kaine, ufficiale scientifico in seconda Mercer, tenente colonnello Holt, tenente Carrillo, studente Pitts, Wed, me, vabbè, guardia marina Melan, guardia marina Shane, guardia marina Espleta, guardia marina Natividad, tutti morti, tranne, no, dov'è, tranne quell'invasato lì, cos'è, Mercer si chiama, sposto cose nel caso c'è qualcosa sotto. Va bene, qua abbiamo visto, abbiamo visto, va bene. Ok, munizioni, impulsi. Salviamo la partita. Ok. Siamo alla navetta. Nessun pericolo. Qua c'è un po' di sangue, ma io non salgo. Aspetta un attimo, che mi guardo in giro. Ah no, questa... No, non si distrugge. Si distrugge. Ok. Un bel po' di munizioni e pistola abbiamo trovato. Controllo shuttle. Schede di navigazione necessarie. Un bicchiere. Rumori molesti. Ok. Un po' di roba. Ok. Le abbiamo rifatte, dai. Le abbiamo rifatte proprio quasi. Ok. Mi salire, sì. Sì, no, dice la navetta, esatto. Però là, boh, sì. Boh. Se mi ha bisogno di interagire, là, non so. Blocco.
Via di navigazione. Eccellente, eccellente. Sto arrivando, non ti muovere. Obiettivo aggiunto. Siamo sicuri stia arrivando. E vedi che adesso bisogna andare lì. Ok, attivare. Testa accensione, motori in vetta. Oddio. Madonna, spavento. Ma si può. Ho capito. Ho capito, aspetta. Ce l'ho dietro. Ho capito cosa devo fare. Madonna. Allora. Usa, ok. Adesso vieni qua, venga qua. Ok, via. Veloce, veloce. Ce l'ho dietro. Apri, apri. Testa accensione, motori in vetta. Vai. Non si brucia? Ok. Perfetto. Quelli sono lì. Ok. Sì, funzionerà. C'è ancora tempo per sistemare tutto. La navetta deve essere sganciata prima del decollo. La piattaforma di controllo, là. Devi gestire la procedura di sgancio mentre accendi i motori della navetta. Questo ci renderà di nuovo uno. Presto! Mi sa che anche te. La navetta sul ponte di volo dove si trova il marchio. Anche te non stai troppo bene. Posso. Eh no, attendere, non mi fa andare. Ha lasciato qualcosa. Devo fare qualcosa, scusa. Accensione navetta. No, non. Premi il comando per sganciare la navetta. Cosa aspetta? Ah, scusa. Non c'era scritto niente qui, cavolo ne so. Ma scusa, e io? Cioè, non. Agganci la vetta disattivati. Cioè, a me mi lascia qua. Sono diretto al ponte di volo. Raggiungimi là, così caricheremo il marchio a bordo. Sì, Amelia. Ora lo porteremo a casa. Vabbè. Non so se questo Kain sia pazzo o meno, ma a noi quella navetta serve. Per cui teniamocelo buono. Per ora. Sì, è pazzo, è pazzo. Però è un pazzo che vuol fare qualcosa di buono. Almeno è convinto così. E ho un po'. Sono un po' ferito, ma vabbè. Cos'ho? Aspetta, fa vedere. Ah sì, posso usare questo. Ok. Ok, mi ha lasciato. Vedi, comunque non è immortale. Voglio dire. Gli abbiamo dato una bella incendiata. Ed è morto. La sua arma suprema, no? Ok, aspetta, però salva. Abbiamo cotto a puntino. Tornare indietro. Sì. La vostra ora è vicina. Non c'è motivo di avere paura. Nessun motivo per combattere. Molti sono andati prima di noi e ora è il momento del nostro viaggio, di trascendere la morte. Il futuro farà il suo corso. Unitevi a me mentre guardo negli occhi Dio. Oh, finalmente si è fatto infettare.
Finalmente. Ma lo incontriamo? Aspetta, qua si è aperta la porta. Sì, si è aperta, ok. C'era un... Ma scusa, ma com'è entrato qua? Non ci sono vie d'accesso. L'unica porta è quella. Cioè, è entrato qui, si è chiuso dentro, ha aspettato noi. Vabbè. Ok. Zarola. Non ho capito se è morto o meno. Cioè sto coso sì, ma quello a cui era attaccato c'era questo? Non saprei. Ok, fammi andare al negozio, va. Beh, ah, dicevo. Devo prendere i nodi, devo prendere. Devo vendere. Allora, ah, vedi, abbiamo... Guarda cosa facciamo. Muovi e muovi. Questo lo vendiamo. A posto. Cosa abbiamo qua? Ci prendiamo un pack di stasi. Ok, il resto a posto così. E ci prendiamo un nodo. Un nodo, aspetta un attimo, dove devo andare? Di là. Fatemi vedere una cosa, adesso che... Se non ricordo male... E non si vede però. Aspetta, ma facciamo così. Se non ricordo male... Allora, spero di non incontrare nessuno. Allora, mi potenzio di uno. Rig. Ok. Uno me lo tengo. Che non mi ricordo, ma da qualche parte mi sembra di aver lasciato una porta chiusa. Forse era di qua. Era di qua. Vediamo. Io qui. Aspetta. Lì dove c'è il basketball. Sì. In basso forse era. Sì, mi sa che era in basso qua. Io poi sono andato via di fretta. Allora, per sicurezza. Madonna. Aia. Bastardo. Pack di stasi mi ha lasciato. Stavo dicendo, per sicurezza salvo. Sì, qua ero andato via proprio di corsa. Ok. Io ho le porte. Le voglio aprire tutte. Vedi che c'è anche altra roba qui. Vediamo. So che mo mi devo ricordare. Dov'era quella? Ah, di qua no. Forse non era qui. Aspetta. Io sono lì, ok. Dall'altro lato. No, di qua forse. Vabbè, qua. Mi vedeva. Questa è... Ok, è bloccata. No, qua c'è... C'è il bagno. Aspetta. Che non riesco
a orientarmi. Lì c'è il bagno, scusa, eh. Dove ero sceso? No, là c'è la navetta, ok. Ah, lì, ok, ok, forse ho capito, forse ho capito. Qua. Eccola qua, ok. Ok. Spero, infatti, non sia stato uno spreco, invece no, sembra di no. Prendo tutto. Ok. Perfetto, abbiamo fatto incetta di munizioni e abbiamo recuperato alla grande ciò che avevo sacrificato. Ok. Perfetto. Possiamo tornare indietro. Adesso salvo di sopra, va. Ok. Sì, finora mi pare che non ne ho saltata una di porta. Aspetta, fa vedere se salvo di sopra o magari... No, meglio che salvo di sopra, va. Che mi crashi il gioco un'altra volta. No, è crashato solo una volta finora, non ho capito perché, ma anche perché non mi ha dato nessun messaggio d'errore, niente, cioè sei semplicemente chiuso, basta, come se mi avessi detto di chiudersi. Vabbè. Ok, ah beh, adesso mi richiede di salvare, vabbè. Fa niente, va. La fine dei giorni, capitolo 10 completato, bene. Vabbè, risalviamo, dai, diciamo così. Clark, mi sto avvicinando all'hangar della navetta. Devi riuscire a entrare nella stiva. Il marchio si trova là dentro. C'è un montacarichi che potrei usare per portare il marchio nell'hangar. Ti prego, devi aiutarmi. Non esiste altro modo. Madonna, l'altra volta che lo sento. Ok, no, le nostre cose le abbiamo già fatte, quindi va bene. Ok. Allora, di qua per forza. Ma è... Vabbè, non... Ok. Non so se è morto o meno. Ai bagni, vado al bagno. Posso andare al bagno? Grazie. Ok. Un po' orrendo sto bagno, in generale. Qua c'è ancora il salvapartita. No. Ok. Qui lì è bloccato. Sala cargo. Chi è? Ok. Una stazione di potenziamento. Guardali lì. Sono a portata, direi. Aspetta, eh.
No, questo possiamo fare anche così. E quello è morto. Inizia via la testa. Via le gambe, anzi la gamba. Ok. Scendiamo. Pieno di robe. Qua. Controllo carichi, recupero cargo. Aspetta. Ok. Perfetto. Perfetto. Tu mi hai lasciato qualcosa, sì. Vediamo cosa, se c'è qualcosa qua in giro. Infatti. Ok. Prendi tutto. Ok, qui niente qua. Un armadietto. Ah, un nodo. Bene. Ok. Vai, quante munizioni. Chissà che serviranno. Allora, lo uso subito sto nodo, così non ci penso più. Ok. Visto che l'ha messa qua. Allora, rig. Peccato non averne due. Vabbè. Se no mi sei ricaricato anche la vita. Adesso possiamo fare quello che dobbiamo fare. Tu non mi hai lasciato niente. Ah, ecco. Ok. Recupera, recupera. Ma... ah, eccolo. Consegna a spedizione 782. Modulo cinetico richiesto per trasporto carico. Aspetta, aspetta. Ma mo mi attaccheranno in massa, stavo dicendo, infatti. E infatti... non si corre. Ah no, quello era già morto. Permesso. Marò. Aia. Aspetta. Fammi. Ok. Quello grande, va. Ok. Ah, la bomba ce l'ha lì. Ah, quello sta arrancando.
Ma sono usciti dei neonati. Caracca. Se tre te li trancio, bastardo. Allora. Dai, vieni fuori. Ma guarda. Ti è piaciuto? Che cavolo. Come sono messo? Dovevo usare più il tagliatore. Sì, solo che ha una portata limitata. Dammi qua un attimo. Aspetta. Mi sono messo qua. Ok. Ok. Mi sono messo lì proprio sul confine. Così lo mandavo in confusione. Ok. Fatto pulizia? Sì. Aspetta che lì c'è roba. Lì c'è roba. Adesso la prendiamo. Ok. Finito? Guarda lì. Porca vacca. E niente. Porca vacca, non mi lasciano in pace. Io voglio usare il tagliatore, non me lo fanno usare. Attaccano in massa. Ok. Posso? Oh, io lo metto qua, eh. Porca vacca, l'ho visto davanti. Via, via. Aspetta. Come salta? Vabbè. Meno male ho le munizioni di quell'altra arma. Ok. Ok. Ah, lì c'era anche una bomba. E di questa sarò quasi scarico. Ah, beh, no, neanche tanto, dai.
neanche tanto. Con questa qua sì, questa qua in gruppo non va bene, ovviamente, però io ci tento. Allora, dov'è che devo andare? Di là. Qua, munizioni. Torniamo indietro. Ok. Aspetta, qua bisbigliano. Qua è tutto bloccato. Vabbè, salvo, andiamo avanti.